giravano da una parte all'altra in cerca di cibo. Poi un giorno, 13.000 anni fa, qualcuno si fermò e piantò un seme. Piantò un seme. E da quel seme nacque una pianta. Oh, allora è stato lì che hanno capito che potevano fermarsi, coltivare la terra, certo, e allevare gli animali. E mentre alcuni si fermarono, altri continuarono a camminare verso sud, altri verso nord, altri verso ovest, altri verso est. Molti continuarono a camminare, e camminarono, e camminarono, e camminarono. Fino a che faceva male i piedi. Niente, dovevano attraversare la lasca a piedi. E mentre alcuni attraversavano la lasca a piedi, beh, quella famiglia si fermò, restò lì e si moltiplicò. E si moltiplicò. E si moltiplicò. E stavano insieme, convivevano. Certo, la convivenza non è mica facile, eh? Allora si sono dati così delle regole. Delle regole, delle leggi ben precise, così formarono la prima civiltà organizzata. Certo, con le sue leggi, ma anche con i suoi mestieri. E beh, c'era il muratore, c'era il falegname. E c'era anche quello lì che faceva le pulizie. Sì, e c'era quello che cercava di attraversare il villaggio, cercando di offrire il suo bell'anno e il miglior offerente. Ehi, meglio, agattato il stupello! E poi c'era anche quello che faceva così le... Che sì, sempre quelle, sì. E poi c'era l'astrologo. E c'era quello che faceva così le pulizie, no? Che faceva... Vieni a casa che io non ho tempo, sai come... Come casa... c'è scritto proprio astronomo. Astronomo? Casa di... C'era quello che faceva... Proprio sulla porta c'è proprio scritto astronomo. Astronomo, dici sì. C'era quello che faceva la... Proprio astronomo. Astronomo, lui astronomo. No, ma non riusciva neanche a coltivare la terra e vieni qui a dire che c'era l'astronomo. Ma il braglione! Ma guarda questo qua! Vergogna! Ma vergogna! Ma metti giù quel cartello! Vai a casa, pagliaccio! Ma va, che ti bruciamo! Meglio giù! Che non riuscivo neanche! Ma guarda questo qua! Ma va! Truffatore! Ma guarda questo qua che... E mi ha detto che faceva l'astronomo. Sì, c'era anche l'astronomo. No, ma quell'epoca è quello lì che mi dice che era l'astronomo. Quando non sapevano neanche coltivare la terra. Sì, c'era anche l'astronomo. No, ma quello lì che mi dice che era l'astronomo. Quando non sapevano neanche coltivare la terra. Sì, c'era anche l'astronomo. No, ma quello lì... Sì, c'era l'astronomo. Tutto questo accadeva nella Mesopotamia, dove oggi si trovano Iran, Iraq, quella zona lì. Ed il popolo si chiamava Sumer, i Sumeri, e fondarono la prima civiltà organizzata. Dicevamo, i Sumeri, 6.500 anni fa, riuscivano a calcolare in tre modi diversi la distanza tra le 26 stelle maggiori visibili nel cielo. Ed erano anche convinti che ci fossero 12 pianeti, compreso il Sole e la Luna. È per quello che il numero 12 è così importante, perché non ci pensa 12 ore doppie in un giorno. 12 mesi in un anno. 12 sono i compleanni che fanno... Sì, i segni zodiacali erano 12. Poi i 12 erano i Sumeri, erano i 12. Il Consiglio Superiore dei Sumeri erano 12. Anche i Greci erano i 12. I Titani Greci erano 12. E gli Israeliani erano in 12. I tribù di Israele erano 12. Anche gli amici di Gesù erano 12. Gli Apostoli erano 12. Anch'io, a 12 anni avevo la prima volta che sono andato in bicicletta. Poi, un giorno, da un'altra parte,
a parte una statua gigantesca, con il corpo da leone e la testa d'uomo. La Sfinge. Passarono gli anni, migliaia di anni, cambiarono le regioni, le culture, i popoli, persino la posizione delle stelle nel cielo, ma lei niente, era sempre lì, ferma, immobile. E anche oggi, come allora, dietro di lei si trovano le piramidi di Giza. Facciamo uno sforzo! Provate ad alzare solo una delle piramidi, vedrete quanto sono pesanti. No, perché uno dice, perché la piramide... No, prova! Facciamo uno sforzo! Torniamo indietro di 10.500 anni, dando uno sguardo al cielo di allora. Ci accorgeremo che non era proprio uguale a come lo vedremo oggi. Ma la cosa che ci stupirebbe di più è che le piramidi di Giza erano perfettamente in linea con la cintura di Orione. Ed il Nilo! Il Nilo! Il Nilo sembrava essere parallelo alla Via Lattea. Come se avessero voluto costruire il cielo in terra. E anche allora c'era sempre la Sfinge. La Sfinge. C'era sempre lì la Sfinge che guardava verso est e vedeva arrivare i leoni! La costellazione del leone! Bravo! Questa gente, questi popoli, guardavano le stelle, erano obbligati a farlo, e questo li rendeva abitanti dell'universo. Noi al massimo siamo abitanti di un quartiere. Ma certo che le guardiamo. Allora che noi siamo abitanti dell'universo. Ma certo, siamo abitanti dell'universo. Ma certo che è vero, sono pur sempre un professore. È vero che 10.000 metri poi non c'è più ossigeno. Allora è anche vero che così facile da sporcare, che dici? Sei piccolo. Allora è vero che voleva anche vendere i pianeti. Ma no, quello era uno scherzo. E poi la terra l'hanno già venduta. No, dai.